E by team secondo posto. Signori e signori, un applauso per il vincitore, per il numero 3, Joel Stucosmo, Scott Rashid-Cooper. E per lui, signori e signori, il logo nuovo di questa bellissima... Luca Zanetti, presidente del Racing Team Torre, due giorni intensi, quelli della mountain bike, il maltempo diciamo che ci ha messo zampino, però il colpo d'occhio e la partecipazione è stata ed è tanta. Sì, purtroppo il maltempo ci ha un po' rovinato quello che noi pensavamo di fare, perché chiaramente con una giornata di sole tutto si semplifica. Nonostante questo, l'organizzazione devo dire che è stata impeccabile, tutti ci hanno aiutato, si sono prodigati, come avevo già preannunciato, tutti i soci e i membri di questo bellissimo team. Speriamo che anche la giornata di domani non sia sotto una pioggia torrenziale come si prevede, che si possa, soprattutto i ragazzi per la gara nazionale, si possano divertire in serenità, senza farsi male. Naturalmente verranno prese tutte le precauzioni qualora il percorso fosse proibitivo, per abbreviarlo e renderlo più fruibile da tutti quanti gli atleti. Presidente, una risposta eccezionale da parte degli atleti, soprattutto i giovani, tant'è che nella gara nazionale avrete di nuovo di numeri, ripetete di nuovo di numeri stratosferici. Assolutamente, replichiamo e probabilmente a livello di iscritti, se poi interverranno tutti, miglioriamo addirittura quello che è stata la passata edizione, perché essendoci in ballo la maglietta del Grand Prix d'inverno fa gola magari agli atleti dire ho vinto questa gara, che ha, insomma, ha un suo prestigio. E quindi abbiamo circa 640 iscritti per le categorie giovanili e 160, adesso non ho guardato il numero finale ieri sera perché abbiamo finito di fare tutti i preparativi, i numeri e quant'altro ieri sera, e avremo circa 160 persone che parteciperanno anche oggi per le categorie Open, Junior, Elite, Master, delle categorie della Coppa Piemonte, perché questa qui è la prima gara della Coppa Piemonte 2024. Tra l'altro il Racing Team Torre diciamo che conferma ancora una volta la sua grande potenzialità, la capacità organizzativa e soprattutto il fatto che c'è una grande compattezza all'interno del vostro team, che anche questo permetterà di affrontare l'intero 2024, non solo la gara di Torre, in maniera perfetta.
Certo, perché poi, come avevo detto nella precedente intervista, avremo delle gare per i ragazzini delle classi G a fine agosto e un'altra gara di Coppa Piemonte per le giovanili sempre a Ceresole, quindi il Racing Team Torre è più compatto che mai. Devo dire che tutti si sono prodigati, qualche momento di tensione nei preparativi c'è sempre, perché è inevitabile che la preoccupazione di fare qualcosa di sbagliato fa parte comunque del gioco. Però vedo che adesso si sono rilassati gli animi e siamo pronti alla partenza. Auguro ancora buon divertimento a tutti e vi ringrazio per questa intervista.